Casa di Paglia Felce Rossa nasce, mi piace dire, un po' casualmente. Eravamo solo una famiglia che voleva andare a vivere in campagna per mettere in pratica un po' di principi che già cercavamo di diffondere e di mettere in pratica in città. Noi lavoravamo in progetti educativi e appunto parlavamo di consumo critico, riduzione dei consumi, impronta ecologica, sostenibilità e autosufficienza. E quindi l'idea di un terreno sull'Etna ci piaceva anche come opportunità per mettere in pratica alcuni principi che sentivamo rispondenti a una società più giusta, più equa. E quando siamo entrati dalla stradina, io appena ho visto l'Etna, ho visto questo posto, già io avevo tutto in mente, mi ero immaginato e ho detto: qui c'è l'aria giusta, c'è lo spirito giusto. Quando abbiamo scelto di costruire una casa ecologica, quanto più ecologica possibile, una casa in cui abbiamo utilizzato paglia, che è la struttura portante di legno, la paglia, intonaci di argilla e calce, abbiamo conosciuto la permacultura e da lì anche si sono ampliati molto gli orizzonti e le possibilità di creare collegamenti, di mantenere l'energia quanto più all'interno del nostro terreno. Siamo partiti dalla zona della casa per andare piano piano, passo passo, le zone più vicine, pollaio, orto, aromatiche, piano piano anche la zona del frutteto, il piccolo bosco. E nel terreno abbiamo due casette che abbiamo un po' ristrutturato, soltanto gli intonaci con l'argilla, anche questi, insomma piccole ristrutturazioni sempre a basso impatto ambientale, anche lì ovviamente cercando di ampliare la parte produttiva. Una delle attività che abbiamo portato avanti in questi anni, che ci ha permesso anche di imparare, è quella dei corsi. Quindi abbiamo fatto vari corsi di permacultura, autoproduzione di sapone, cioccolata, cercando anche di unire un'alimentazione che sia anche curativa. Nell'orto appunto abbiamo una parte di questo orto farmacia che ci fornisce molte piante che possiamo utilizzare in caso di piccoli, insomma, semplici malesseri. Un po' tutti i corsi partono dalle nostre esigenze, no? Figlio adolescente, comunicazione non violenta, perché stavamo perdendo la bussola. Ci piace molto quando le persone vengono qui o per i corsi o perché per le casette stiano bene. Non ci siamo chiusi nel nostro castello, vogliamo che questo posto si apra, diciamo, e quindi un po' che anziché viaggiare noi, anche se il desiderio di viaggiare è tanto, ci permette veramente di conoscere tante realtà, tante esperienze, tante belle persone e quindi relazioni. Questo per noi, forse insieme al verde che c'è intorno, è la ricchezza più sincera e più vera. Il sogno per me è quello di creare un ecosistema che si percepisca che sia un ecosistema, che quando uno arriva dice: oh, ma qua si sente che c'è qualcosa di bello, ecco, di diverso. Mi piacerebbe fosse tutta una food forest, a parte la zona del boschetto, con frutti per tutto l'anno, per noi e per gli uccelli. Anche la parte acquatica appunto sarebbe importante, perché favorisce la creazione di questo ecosistema. Ridurre piano piano anche il nostro apporto energetico nel terreno, ecco, vorrei che si creasse a un certo punto una situazione per cui alcune cose vanno un po' da sole. Ecco. Quando si faceva la progettazione, io ho detto: possiamo fare quello che vogliamo, io dal mio letto, dalla mia finestra, devo vedere l'Etna. Il mio sogno è stato realizzato, questo piccolo aspetto.